Buonasera, buonasera, brava gente, eccoci qui. Avete visto adesso le immagini del seminario di Santiago, dove si preparano i sacerdoti, i seminaristi. E qui costeggiamo adesso una strada importante, che si chiama, la strada dei pellegrini, Praza de Belvis. Praza de Belvis, che significa Praza de Belvis? Posto, piazza, luogo del bel vis, del bel panorama. Praticamente tutti i pellegrini che arrivano qui a Santiago, negli ultimi, praticamente da qui a Santiago sono mezz'ora, è il luogo panoramico che ti permette di vedere l'intera città, brava gente. Eccoci qui, eccoci. Queste sono le strade antiche di una volta e noi le stiamo percorrendo. In questo momento le percorriamo ascoltando la nostra bussola, brava gente. Il Vangelo di questa domenica che ci accingiamo a vivere. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Eccoci qua, brava gente, eccoci qua, brava gente. Davanti a noi il santuario di San Giacomo, davanti a noi la città di Santiago de Compostela. Le immagini del santuario le vedrete nella puntata che andrà in onda lunedì 5. Brava gente, giustamente la RAI mi ha fatto notare, dicendo insomma, non bruciare le immagini, non bruciare le immagini, hanno ragione. Quindi poi li vedrete nella puntata, questo santuario straordinario, bellissimo, le interviste ai pellegrini, le tante curiosità legate a questo luogo. Lunedì prossimo vedrete il cammino della Francigena che porta a San Pietro, quindi a Roma, che parte da Canterbury alle 3, segnatelo. Ma andiamo un po' al motivo del nostro stare insieme, brava gente. Il banchetto più bello, ho voluto titolare stasera il commento al Vangelo. Dopo la madre, il figlio, oggi anche domani, in questo nuovo giorno, in questa domenica, anche la festa di Sant'Agostino, oggi era di Santa Monica, quindi gli auguri davvero a chi porta questo nome, Monica oggi, Agostino in questo nuovo giorno che ci accingiamo a vivere. Vi ricordate Sant'Agostino, tu eri dentro di me e io fuori, e lì ti cercavo fuori ma tu eri dentro di me. Siamo invitati oggi davvero a prendere questione che ci dobbiamo mettere in crisi, dobbiamo mettere in crisi i nostri atteggiamenti. Factus eram ipse mia magna questio. E non è una parolaccia, brava gente, non è una parolaccia.
cioè sono diventato una questione a me stesso. Questo è Sant'Agostino, che ci aiuta a vivere bene il Vangelo, eh? Cioè ci dobbiamo mettere in discussione, dobbiamo mettere in discussione i nostri atteggiamenti, brava gente, eh? Facciamo le cose per un tornaconto personale, cioè invitiamo gli altri perché ci ricambino, invitiamo un ricco perché poi è generoso con noi, invitiamo i vicini perché per mantenere buoni rapporti, o invitiamo perché ci teniamo alla persona e basta. Questo messaggio del Vangelo è stupendo, ci dice non commercializzare la persona, brava gente. Guardate che è straordinario, non commercializzare la persona, le cose, cioè non rendere la vita un commercio, rendi la vita vita, cioè rendi la persona persona, non la rendere una cosa per un contraccambio, per un interesse, no? Ma fallo perché credi nelle persone, e io penso che questo sia straordinario, brava gente. Fare questo significa rendere ogni posto bello, come questo davanti a noi, un panorama stupendo, Santiago, o ancora guardate questa chiesa antichissima e bellissima dedicata a Sant'Agostino, guardate, quando l'uomo fa le cose perché crede in un progetto, guardate che bello quest'arco ad esempio, sembra una cornice. Fare le cose perché si crede in un progetto, noi crediamo nel progetto persona, brava gente, Il banchetto della rettitudine, il banchetto della rettitudine lo potremmo chiamare, quello del Vangelo di oggi, cioè autenticità, convivialità, ed è interessante lo sguardo che ciascuno di noi ha sulla vita, brava gente, lo sguardo che ciascuno di noi ha sulla vita, uno sguardo per ingabbiare o uno sguardo per liberare, occorre guardare le cose, gli altri valorizzandoli, per quello che sono, valorizzandoli, brava gente, è uno sguardo nuovo, non a caso i francescani hanno contribuito in maniera molto importante con i loro studi all'invenzione degli occhiali, lo sapevate, sì? Che sono stati i francescani alla base dell'invenzione degli occhiali. Nella biblioteca di Assisi c'è proprio uno dei primi testi sulla vista e le prime immagini sono nei tempi francescani, brava gente. Pensate alla Basilica di Assisi o di Roma o di Padova, E quindi un banchetto fatto con uno sguardo nuovo, con un invito nuovo, una mensa imbandita con bicchieri posati, con i ricami, perché si crede alle persone, si crede alle persone. E San Francesco i banchetti li ha voluti vivere con autenticità. C'è il famoso banchetto di Francesco e il Cavaliere da Celano che terminerà con la conversione di quest'ultimo in punto di morte. Cioè il banchetto è fatto davvero per brindare in autenticità, per stare in autenticità, e perché, pensate, alla fine della vita è un banchetto che ci attende, è un banchetto che ci attende, il banchetto della vita eterna, brava gente. E chissà da lì che bel panorama vivremo, Roi de Bellis, Questa è la strada del bel viso, del bel panorama, Del bel panorama. Invece questa è la piazzetta, Del panorama, vedete? Là avete visto Roi e qua avete visto Praza, che sarebbe Plaza, De Bel Vis. Avete visto? E allora, brava gente, il vostro viso com'è? Bello? Eccoci qua. Com'è il vostro viso? È bello? È bello perché crede nelle persone. Quando voi credete nelle persone avete davanti un panorama stupendo, Il panorama delle persone, brava gente. Va bene? Crediamo nelle persone, che non sono un oggetto, non sono un commercio, Va bene? Adesso faccio vedere tutte le equip della Rai. Sta lì davanti a noi, Abbiamo terminato da poco di girare, siamo stanchi morti, Vedete tutti il gruppo lì? Dobbiamo girare l'ultima scena, brava gente.
Eccoci qua, andiamo ai saluti allora, anche avete sentito, non so come sottofondo, le campane di Santiago? Eh? Guardate che spettacolo, brava gente, ma non è bellissimo, non è bellissimo. Eh? Avanti, contenti? Contenti? Eh? Allora, vediamo se ecco qua mi faccio aiutare dalle persone che stanno accanto, sono due saluti semplicissimi e poi andiamo avanti. Eh? Noi adesso ci riposiamo un attimo, passiamo l'ultima scena e poi domani abbiamo, come si dice, la messa a punto di tutto il cammino. Eh? State contenti? State bene? Ditemi di sì. Eh? Avanti. Intanto un abbraccione a tutti, un augurio a chi porta il nome di Agostino, a chi porta il nome di Monica oggi, Agostino in questa domenica che ci accingiamo a vivere. E Domenico e Daniela vorrebbero gli auguri per i loro 14 anni di matrimonio. Ogni bene, ogni bene. E poi una benedizione. Io la benedizione do a tutti voi, brava gente, a chi fa gli auguri in modo particolare, a chi vive un anniversario, ma poi a tutti, tutti voi. Un fortissimo abbraccio, grazie. Poi Aurora vorrebbe gli auguri per la mamma Maria Teresa che fa 81 anni. Maria Teresa, fortissima, eh? Ogni bene. E un abbraccio, San Francesco davvero vi benedica, in modo particolare San Giacomo. Io domani posterò una foto che è il momento della preghiera davanti alla tomba di San Giacomo, che ci insegna a vivere la vita come servizio. San Giacomo vive una grande conversione, voleva stare al primo posto, e invece Gesù ci dice: chi mi vuol seguire mi serva gli altri, si faccia servo degli altri. Bellissimo, la vita come servizio. Lo scriviamo? La vita come servizio, che è bellissimo. La voglio vedere, la vita come servizio. Anna, Loredana, Giovanna, Marco, Angelo, Salvatore, Gino, Gigio, La vita come servizio, la vita come servizio, bellissimo, eh? Andiamo avanti? Loro si sono avviati, noi adesso dobbiamo, vi faccio vedere dove dobbiamo andare, brava gente, dobbiamo fare questa strada, vedete davanti a noi, non so se la vedete, questa qui, sotto, poi continuo, eccola lì, la vedete? Dobbiamo arrivare là fuori, eh? Anna Maria, Giuseppe, Maria, crediamo nelle persone, che bello che l'avete scritto, brava gente. Vi affido a San Giacomo e per sua intercessione il Signore ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, brava gente. Per chi si affaccia domani, buona giornata, brava gente. Forti. Vi ricordo l'email enzo@buongiornobravagente.it enzo@buongiornobravagente.it e poi se mi dimentico qualcosa ricordatemelo e condividete questo, vedete che lo fate, a chi non arriva la notifica mettete segui che vi arriva poi, domani vediamo di fare un piccolo blitz, quindi durante la mattinata state allerta, è domenica, spero di trovarvi a casa e l'appuntamento per i cammini lunedì alle 15.05 su Rai 3. Passate parola, è la Francigena, la tappa che porta al cuore della nostra fede a San Pietro, con delle immagini anche lì e dei luoghi straordinari. Forte, brava gente, forte, eh? La vita come servizio.